can't get you out of my Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua a Bergaster per provare insieme Planet Coaster, un giochino relativamente nuovo ma che ultimamente, come ormai tantissimi giochi sul nostro canale, è stato pesantemente, diciamo, aggiornato rispetto al passato e in più mi ricorda di uno dei giochi miei preferiti della mia infanzia, ossia Roller Coaster Tycoon 2, che non è mai detto non possa fare capolinea nella nostra ormai, a mio dispiacere, impolverata serie dello scaffale del nonno, se qualcuno se la ricorda. Ma cosa facciamo in questo gioco? Niente più che dover costruire un parco giochi a nostro piacimento. Si chiamerà a quanto pare Planet Coaster, proprio come il gioco, e a noi sta bene così. Non ho idea di come si giochi, quindi datemi 5 minuti per darvi un'occhiata in giro. Vediamo che la gente effettivamente può già entrare. Entra nell'unica strada, torna indietro vedendo il cartello. A presto, ci sarà qua un parco giochi, grazie di aver comprato il biglietto. E quella lì invece dovrebbe essere qualcosa tipo la mascotte del parco, e fantastica, mi piace tantissimo. Ok, zoomando in fuori invece vediamo la nostra area, che è questo quadratone qua. Non male, ne abbiamo di spazio per fare delle cazzate. Liberiamo da due alberi, adesso vediamo come si fa. Uno alla volta? Uno per uno, onesto, ci va meno a mano, proprio a mani nude, senza neanche una ceta a mano, spaccando il tronco a mani nude. E le pietre, queste pietracce qua in mezzo che fanno proprio brutta figura, il nostro parco. E come vedete adesso, giusto il tempo di rimuovere questo fastidioso e ormai obsoleto, perché il parco a momenti ci sarà, cartello, vediamo che quest'area iniziale è stata totalmente pulita dagli alberi e dalle rocce che giacevano tra noi e il fatto di avere un parco fantastico. Mo, giostre e roller coaster. Quindi qui abbiamo gli 8 volanti e qui abbiamo le giostre normali. Easy. Allora facciamo un po' di nulla di questo. Facciamo un po' di sentieri. Io voglio nero. Voglio l'asfalto, quello proprio brutto. Oppure posso cambiare questo primo pezzo. Sì, dai. Facciamo i belli. Facciamo la pietrina qua. Più o meno come inizio si potrebbe anche fare. Abbiamo dovuto aspettare che la notte passasse, però non c'è ancora nessuno. Spero sia solo per il fatto che non c'è ancora neanche un'attrazione, ma provvediamo immediatamente. Una a caso. 360 power. E la Maria. Anche qualcosa di più soft per l'ingresso. Troppo. Olè. Piazza l'entrata. Qua. Piazza l'uscita. Qua, così siamo subito poi sulla via principale. Aggiungi coda all'ingresso e la facciamo qua. Bada bim, bada boom. E vai. Con il ragazzo di colore che prende i biglietti. Ah, la nostra prima giostra è stata costruita. Da qui in poi tutta discesa. Apriamola subito. Bambini, accorrete numerosi. Oh la madonna, tutta questa gente per quella giostrina? Vado a farne delle altre, corro subito. Qua se non arrivano siamo proprio al cazzo per 5 minuti. C'è modo di fermare il tempo? Non fermarlo, solo velocizzarlo. No grazie. Dai che dobbiamo fare delle giostre. Che la gente è praticamente qua. È veloce. Piazza l'entrata. Stessa tecnica di là. Piazza l'uscita. Qua vicino. Coda all'ingresso. Andiamo con la coda all'ingresso. Vai. E voglio la coda delle biglietti. Il prima possibile anche. Belli qua. Un sentiero che porti l'uscita. E siamo a posto. La possiamo aprire. Così. Due giostre. Pieno di gente. E vai! Non è più ovviamente come nei vecchi giochi che la gente è a malapena delineata con pochi pixel, ma qua il dettaglio, anche andando a zoomare molto, è decisamente alto e ci si può andare anche in modo divertente a fare i cazzi della gente molto meglio. Tipo tu, bambina. Filippa Cooper, con quei occhiali.
guarda la gente che è venuta all'apertura, ma che bravi. Due giostre, ma due giostre cazzute. Dai, ve ne do delle altre. Oh, finalmente ce l'ho fatta. Apriti, giostra del polpo gigante. Ma guarda come si diverte la gente. Oddio, si può fare un giro su sta roba? In qualche modo? Oh yeah. Prima telecamera. Vabbè, aspettiamo il prossimo giro. Oddio, non vedo l'ora di vedere la reazione della gente sugli ottovolanti. Lui è pompatissimo anche. Non voglio la testa del pelato. Quello sta vibrando quanto avete eccitato. Oh, questa giostra mi piace tantissimo. E quello che vedono è questo. Figo! Cioè, è come andare a Gardaland. Per chi conosce Gardaland. Ma cos'è? Ma c'è un tipo vestito da pirata! Forse è tipo uno dei valletti del mio parco giochi, una mascotte. Può darsi. O è un pazzo vestito da pirata. O è un pirata vero che sta venendo al nostro parco giochi. Sarebbe epico. E sbam! Un'altra giostra aperta. Parco giochi a tema dei cacciatori. Ma ragazzi, e non ve lo sto neanche a dire, è di notte. È ancora più figo. Guardate tutte le luci. Abbiamo anche un'altra mascotte! Questa è la mascotte dell'ingresso, felicissima! Ma quanto è felice? Proprio ta-ta-ra-t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 a-
dal bagno al salotto. E che figo, dall'altra da questa altezza sembra veramente di essere in un parco giochi. Molto realistico, molto bello l'effetto. E ragazzi, già che è notte, vi aggiungo anche due lampioni. Bene sì, cacciatori, mi sono perso un attimo. Come vedete, mi piacciono i giochi di costruzione. Non so neanche da dove iniziare. È tutto così stupendo. Guarda questa famiglia. Com'è felice, anche se lui non sa che lei l'ha tradita perché le figlie sono tutte e due bianche, mentre lui ovviamente è di colore. Ma non diciamoglielo. Vorrei trovare le mie mascotte, ma ormai c'è talmente tanta gente, talmente tanto rumore. No, invece eccolo qua, il pirata! I bambini e tu sono felicissimi. Sono felicissimi. Puff. Con i coriandoli. Vediamo che le code sono. Vabbè, a parte che le ho fatte tutte in modo più strano che riuscivo, non so perché. Ma sono tutte belle piene di gente. Abbiamo un sacco di attrazioni ormai. Viaggiamoci all'altezza uomo, mi piace di più. Dovete avere pazienza, ho fatto una cosa, ci dovete fare 1 chilometro per arrivare all'ingresso. Però abbiamo aggiunto invece qualche negozietto di milkshake. Capelli, capelli nel parco giochi, non puoi non metterli, sei un criminale. Hamburger. Altri cappelli. Perché no? Perché no? Altri milkshake. Ma io voglio andare a fare un giro. Wow. Oh, Dio mio. Wow. È tipo un calcio in culo, ma va altissimo. Non ho mai neanche mai vista questa attrazione. Ma guardate che bello il nostro parco. L'ultima cosa che rimane da fare è costruire un ottovolante, perché ovviamente non c'è un parco giochi senza un buon ottovolante. Dico bene? Cioè, quindi questo è un parco a tema pirata. Cioè, sì, ho capito che c'è un veliero, però pensavo che fosse uno dei temi possibili. Invece no, proprio tema pirata. Come vedete là dietro la collina, io vi mostro anche il dietro le quinte, ma quello che vedono gli abitanti del parco è questo gigantesco kraken che spunta da dietro la foresta. Oddio, ci stanno attaccando! Così, e in più sei sulla giostra del polipo, quindi dici, polipo, mi piglio male. Tanta roba. Ma come detto in precedenza, non perdiamo l'attenzione perché abbiamo un obiettivo. Costruire un roller coaster. Vediamo quale possiamo costruire. Oddio, quale vogliamo costruire? Questo, con i piedi. Quello dove ti prendono i piedi è il più figo di tutti, decisamente.
Ah, però devo costruirlo giustamente un pezzo alla volta tutto io. Ci vediamo tra poco, cacciatori. Perfetto, cacciatori, il nostro roller coaster. Per quanto io speravo di poter fare la stazione un po' più lunga, perché devo poter far correre magari due treni contemporaneamente sull'attrazione, ma questo è quanto, tutto quello che ci possiamo permettere. Piazziamo tutto quanto, entrate e uscite. No, come già aperto? No, ragazzi, che vi ammazzate. Prima bisogna provarlo. E mentre lo proviamo, ragazzi, potete giurarci, ci andremo a fare il primo giro da soli di inaugurazione. Inizia test. Vacci sopra. Più sopra. Così. Ho l'impressione di essere sotto sopra. No, raga, no, raga, sbagliatissimo. State andando al contrario. State andando al contrario. Cosa abbiamo sbagliato? Ok, forse questa volta, dopo ore e ore di tentativi, ci facciamo anche il giro di notte. Pensa un po'. Inizia test e vacci sopra. Olè, olè cacciatori, non so perché siamo sotto sopra. Cioè, loro non sono sotto sopra, loro vedono così. Ok, perfetto. Perfetto ragazzi, inizia la discesa. Speriamo vada tutto bene. È terribile, lo so. È terribile con tutte queste. Oh, che cazzo! E adesso si entra all'inferno! Sottoterra e si esce in mezzo all'acqua! Di giorno sarebbe stato molto più figo! Ma che figo lo stesso! Ed eccolo qua, come vedete, questa è la salita. Abbiamo una discesa abbastanza contorta per arrivare a questo pazzesco loop che ci fa vedere il cielo per un'ora. E poi si entra all'inferno, proprio sottoterra! Ma l'avete mai visto un roller coaster che va sottoterra in mezzo alle fiamme? Rischiando di bruciarvi il culo? Beh, spero per voi di no a questo punto. Ma qualcuno sta salendo? No, ma abbiamo una stupenda mascotte T-Rex. Che purtroppo da attraverso il casco non vede che in realtà non c'è nessuno intorno a lui e lui sta trattenendo se stesso e niente di più. Ma cacciatori, con questo primo giro ufficiale con clienti veri sulla nostra autovolante, sulle nostre montagne russe, direi che per questo video può essere abbastanza. Io vi ricordo, sono Bergaster, ho un commento qua sotto, non è mai sgradito, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi. Indiciamo una festa della fontana che alza sempre la nostra felicità alla faccia di quei cornuti degli astari, e tra l'altro.